vero, cioè, vediamo vero. Come finisce. La classica della barzelletta. Cosa ridi? Hai capito? Ridi adesso, cioè, che al 90esimo riderai meno. Lui che ha meno Champions di te e meno scudetti di me, viene a dire a noi due che noi siamo la barzelletta. Ma noi siamo la capolista. Ma di che cosa? Vero, cioè, vediamo come finisce. La classica della barzelletta. Cosa ridi? Hai capito? Ridi, cioè, adesso che al 90esimo riderai meno. Lui che ha meno Champions di te e meno scudetti di me, viene a dire a noi due che noi siamo la barzelletta. Ma noi siamo la capolista. Ma di che non cosa? Te lo dimenticare. Ma di che cosa? Di quest'anno? Voi siete campioni. Noi d'Italia. Siamo la capolista. Ricordati che fino a prova d'Italia. Contraria no, siete dietro anche oggi. Noi siamo siete dietro. Non ti preoccupare. Noi voi siete campioni d'Italia, scusi, non noi. Ma io non vedo l'ora di esserlo nuovamente. Giustamente la terza stella è già vinta da due anni. Ah no, ha vinto prima lui, mi spiace. No, no, a me basta la Juve. Che oggi vi servono i tre punti. Tre punti vi servono. Vabbè. Prescrizione, quindi... buonasera, benvenuti a Genoa Juventus. Stiamo giocando con per andare davanti all'Inter. Questa puntata a questa partita. Formazione? Ma ci sono... certo, no, ma infatti dicevo, Opini, ci sono novità di formazione. Cioè... oggi, Bettega e Giraudo. Lippi, Agnelli. No, non vado avanti, sennò vado a casa a dormire e piangere. Ma va, allora, dai. Con l'Inter, fra l'altro è a solo due punti e se stasera vince addirittura va in testa. Certo, perché poi la grande differenza tra Juve e Inter, al di là del gioco, ma è anche la differenza di gol segnati. 14 la difesa... gol segnati in meno la Juventus è rispetto all'Inter. Perché la difesa più o meno 14. Beh, esatto. Ma di poco. Dice bene Tiziano, perché Lautaro quest'anno sta facendo delle cose straordinarie, sì. Dei numeri pazzeschi. Ram segna e fa segnare, sì. Insomma. Qua abbiamo due attaccanti fermi a 5 gol a testa. 37 a 23. Quindi alla Juve manca questa cosa e... che prima Vlahovic ha sbagliato un gol che non c'entra niente Allegri, ancora Danilo sulla sinistra per Kostic, può andare sul fondo e metterla in mezzo, lo fa adesso per Vlahovic che prova a metterla in mezzo, non la recupera, la prende Miretti, fuori dalla rigore per Danilo che appoggia di nuovo sulla sinistra per Kostic, posizione regolare, pallone dentro, ancora la Juve che lo recupera con Danilo nuovamente, fuori gioco sanzionato adesso dopo 20 secondi di gioco. Ferma l'azione, 26 minuti di gioco, sempre 0-0 a Genova, però ripeto, visto poco fa di nuovo il tiro di Vlahovic, ragazzi, mettiamola come volete, ma è un'occasione grossa. È un'occasione grossa. Bergige, io come venerdì scorso ti chiedo se magari rivedendolo hai, so, modificato, smussato, rivisto la sensazione iniziale, perché sai, poi rivedendo il Vlahovic. Ma no, non cambio idea. Vabbè, era molto vicino alla porta, eh? Era molto vicino. In effetti, cioè, voglio dire, è un errore, ma non è un errore clamorosissimo, perché come diceva Mario, la palla era attesissima. Lui ha avuto un buon tempo per occhio, arrivarci. Occhio a Genoa che sbaglia il pallone. Vlahovic per Chiesa, ha tirato giù, rigore! Calcio di rigore tutta la vita. Calcio di perché rigore. Il portiere non guarda neanche. Martinez torna indietro direttamente dopo il fallo su Chiesa. Bravissimo Vlahovic a rubare palla, limite dell'area di rigore. Un po' come il gol con l'Udinese. Recupera il pallone sempre lui. Va a pressare, bravo in questo caso Dusan, a disturbare i possessori di palla del Genova. Prende la palla, poi la imbuca subito dentro per Chiesa che va in anticipo sul portiere del Genova che esce a valanga come può e tira giù il giocatore della Juventus. Nettamente rigore senza se e senza ma. Adesso vediamo se andrà a tirarlo ancora Dusan che arriva da un rigore sbagliato. Due settimane fa, e che Allegri ha dichiarato: non è detto che se Dusan l'abbia sbagliato, non lo possa ritirare. Ne ha sbagliati tre, Vlahovic. Sì. Tre rigori ha sbagliato quest'anno. Che sono, insomma, tre. Ecco. Tre, no, due ha sbagliati. Due o tre? Adesso vado a controllare. Uno l'ha fatto, quello Udine. Però Allegri ha detto, insomma, chi non fa non sbaglia. Udine no, sbaglia. No, Udine lo fa. Per cui la sensazione che possa... Due o tre. Sì, ma stanno verificando al VAR qualcosa. La difesa del Genoa è veramente... No, non sta verificando niente. 28 di gioco, Genoa Juventus, no, 0-0, rigore per la Juve. Sacrosanto per atterramento di Federico Chiesa dopo l'ottimo assist di Dusan Vlahovic, che poco prima aveva mancato un'occasione importante. Lo batte Chiesa. Va Federico dal dischetto. Chicco. Bisogna capire se Vlahovic non se la sente o se... Chicco, giusto così, se non se la sente è giusto che vada Federico, sì. Anche perché in allenamento li proveranno. 28 di gioco, Almarassi, parte Chicco Chiesa! 1-0, Juve al 28esimo minuto di gioco! Ci riportiamo ancora una volta in vantaggio, un'altra volta, per 1-0 si va avanti. Cerchiamo, come dice poi Allegri, di magari trovare un secondo gol durante la partita per non soffrire fino al 90esimo, ma per adesso questo è il quinto gol in Serie A di Federico Chiesa, Juve in vantaggio, Almarassi dopo 28 minuti e direi che è un risultato più che meritato. Azione del Genoa, tutta palleggiando di testa, praticamente fuori dall'area di rigore per poi entrarci, anche con qualche tocco di fortuna. Sesto gol in Serie A per Gudmundsson, Juventus 1, Genoa 1, dopo subito 3 minuti di gioco.
Caro Francesco Pini, è una partita. Il pareggio di Albert Gurbun, sono appena entrati. Occhio alla Juve che recupera palla ancora. Chiesa! Il portiere quasi salva perché ancora una volta il Genoa sbaglia sull'uscita e la Juventus sta per ritrovare subito il vantaggio. Peccato che Chiesa qua si addormenta un po' troppo. Il portiere è bravissimo ad uscire, gli toglie la possibilità di tirare immediatamente. Lui probabilmente qua doveva o passarla a Vlahovic sulla destra o saltarlo, non lo fa, è bravo il portiere a togliere il pallone, occasione gigantesca per andare di nuovo in vantaggio, però poco fa appunto, mentre eravamo in pubblicità, il Genoa dopo varie carambole fuori area entra in rigore con delle giocate tutte al volo e poi trova sul palo di sinistra praticamente Gudmundsson libero, Ekuban a fare l'assist appena entrato con un cambio di Gilardino fresco e trova il gol del pareggio, anche secondo me per un errore di posizionamento di Gatti che sull'azione era riuscito ad era uscito dall'area di rigore perché la Juve stava uscendo palla al piede e la prima palla è proprio finita addosso a Badel che ha poi iniziato questa azione piena di carambole. E questo farà arrabbiare molto Allegri. Occhio no? Chiesa, che sulla sinistra, si accentra bene, tocca dentro per Vlahovic, sbaglia il controllo, poi di tacco fa una giocata per nessuno, la palla lunga, prova a ritenerla Kostic, la tiene ancora in campo, vicino alla linea di centrocampo, la tiene ancora il serbo, riappoggia dentro per Danilo. Juventus si era acciuffata subito all'inizio del secondo tempo. Ma è un 1-1 che rispecchia quello che si è visto fino adesso in campo? Sta stretto qualcuno alla Juve? Oppure prego. No, dico, è un pareggio che ci sta per quello per che me, per me no. Devo capire. No, sta stretto alla Juve. Per me cioè, sì. Fatto, cioè, un tanta Juve, un prima volta che è stato bravo nella prima occasione che ha avuto. E beh, quindi un comunque po'... la reazione è veemente adesso della Juve adesso... perché si gioca solo da quella parte. Per sì, cui... però cioè, vabbè, c'è stata anche un po' di sfortuna nell'azione, non solo l'errore di Gatti, perché davvero le carambole sono più di una e sono, a volte sono proprio precise perché negli scambi stretti in velocità se le ritrovano lì i giocatori del Genoa. Ancora Locatelli che allarga a destra sulla parte di Cambiaso, 53 di gioco. Prova ad andare sul fondo Cambiaso, la mette in mezzo adesso, non chiude il Genoa in calcio d'angolo ma rimette il pallone dentro la di rigore, prova a Miretti ad andare a disturbare ma fisicamente non ce la fa, è bravo però poi a disturbare ancora il compagno di gioco, il giocatore del Genoa, a riaprire sulla destra per Cambiaso che può entrare dal lato corto di destra, metterla sul fondo, crossare, il portiere fa un altro miracolo, poi il Gudmundsson spazza. È la Juve che continua a pressare per trovare il gol del 2-1. È bravissimo quel portiere per la seconda volta di fila a salvare Genova dal gol del vantaggio. Ma dai, della Juve. Ancora Gatti, punizione Juve, qua giallo per Ekuban. Dai, assedio. Ma non posso. Oh! Pari Genova, 48esimo minuto. Grandissima azione che parte da una carambola e Albert a trovare il gol del pareggio dopo una grandissima azione del Genoa, tutta palleggiando di testa praticamente fuori dall'area di rigore per poi entrarci anche con qualche tocco di fortuna. Sesto gol in Serie A per Gudmundsson, Juventus 1, Genoa 1. Dopo subito 3 minuti di gioco. Caro Francesco Pini, è una partita. Il pareggio di Albert Gurbunson appena entrati. Occhio alla Juve che recupera palla ancora. Chiesa! Il portiere quasi salva perché ancora una volta il Genoa sbaglia sull'uscita e la Juventus stava per ritrovare subito il vantaggio. Il pallone dentro! Il miracolo del portiere del Genoa! Che salva tutto all'89esimo su Bremer! A colpo sicuro, il pallone l'avevo già visto dentro. Il portiere va sotto la traversa a toglierlo con la manona. Poi c'è una mezza rizza in area di rigore. Gatti mamma viene mia. Allontanato. Rivediamo l'azione. Saltano. Mamma mia. Che colpo di rene. Mamma mia. Di pancia Bremer. Colpo di rene del portiere che mette il pallone in calcio d'angolo. L'aveva mancata Danilo, non si capisce neanche come perché gli passa davanti alla faccia, poi dietro di lui c'è Bremer che non si aspetta questo pallone perché Danilo appunto lo manca in modo inaspettato. Bremer con la pancia in qualche modo lo tocca e il pallone prende un giro strano, finisce sopra il portiere. Questo è rosso. Non se n'era accorto subito, ci ha messo 10 secondi a sanzionare questo fallo. No, questo è rosso secco di Marinotti sui Diz che questo gli entra piede a martello sulla caviglia in scivolata. Questo è terribile. Questo è rosso, non è giallo. 3 minuti di recupero? Solo 3 minuti. Perché sta roba? No, ma questo è rosso, oggi... onestamente. Marelli in cuffia, ragazzi, era rosso, questo... perfetto, andiamo avanti. Andiamo avanti con massa. Non no, ma adesso lo richiamano al VAR. Ci proviamo lo stesso. Lo richiamano al VAR. Ragazzi, questo può essere un chiaro ed evidente errore. Cioè, un rosso che non è stato pulito. Ma il VAR è spento. No, lo richiamano al VAR per forza. Non lo richiamano. Non lo stanno richiamando. È rosso questo. Non l'ha richiamato sul Mani di Bani. Non lo richiamano sulla trattenuta di Vlahovic. Non lo richiamano su questo intervento. È un disastro, Massa. È un disastro. E okay? Fabbri al VAR, ricordiamo, perché anche chi non lo richiama, lui sbaglia in presa diretta. Ma anche chi occhio poi... Ealing Junior, tre quarti di campo dalla sinistra.